Welcome back to Online Language Lessons. Today we're doing another translation challenge for Italians. This time I've made things a little bit tougher. Ho reso le cose più difficili e quindi questo esercizio sarà anche e soprattutto per i più advanced di voi. Vi farò vedere una frase in italiano. Fermate il video, provate a tradurla. E poi fate ripartire il video. Vi farò vedere diverse opzioni che ho scelto per tradurre queste frasi. Let me know down in the comments what was your choice and what mistakes you might have made. Let's begin with the first sentence. Non lo vedo da una vita. È invecchiato parecchio. Ok, non lo vedo da una vita è una scelta di registro abbastanza informale. Quindi come possiamo tradurlo in inglese? Si può dire I haven't seen him in a long time. O, in maniera più informale, si può dire It's been ages since I last saw him. Infatti, ages vuol dire secoli, un'eternità. Oppure si può dire I haven't seen him in ages. E invece, come direste? È invecchiato parecchio. You can say He got a lot older. Oppure, ancora meglio, possiamo dire He's aged a lot. In questa frase, infatti, abbiamo due diversi significati della parola age. Abbiamo il verbo to age, che vuol dire invecchiare, o abbiamo il sostantivo ages, secoli, una vita. Second sentence. Sono disposto a prendere questo incarico. Ok, questa è una frase abbastanza formale. La possiamo mantenere formale e possiamo tradurla così. Sono disposto, la possiamo tradurre con I'm willing a prendere questo incarico to be in charge of this task. In maniera più informale possiamo tradurre così. I'll take this over. Oppure I'll take care of this task. Quindi to be willing to do something vuol dire essere disposti a fare qualcosa, essere volenterosi, proporsi. Attenzione a non confonderlo con to be available. To be available to do something vuol dire essere disponibile nel senso di libero a fare qualcosa. Sentence number three. Quando ero studentessa, lavoravo al bar per arrotondare. Quando ero studentessa, molto semplicemente lo traduciamo. When I was a student, lavoravo. Questo è un imperfetto in italiano. Come lo possiamo tradurre? Abbiamo diverse opzioni. Si può dire I was working, ma ancora meglio possiamo usare I used to work in a bar. Che significa che è qualcosa che facevamo solitamente nel passato, però adesso non facciamo più. Oppure si può usare would, perché would molto spesso si riferisce a un'azione ripetuta in passato. La differenza tra I used to work and I would work è una leggera sfumatura nel significato. I used to, infatti, significa che è una cosa che facevamo ripetutamente nel passato, ma che adesso non facciamo più. Quindi vogliamo specificare che è una cosa che assolutamente non accade più. Ok, in un bar. In un bar va tradotto con in a cafe, perché un bar in inglese è più un cocktail bar, quindi un posto dove si va a bere la sera, che va bene perché noi non abbiamo questa distinzione in italiano, un bar la sera o un bar di pomeriggio si chiama sempre bar, quindi bisogna fare attenzione. Per arrotondare invece, come lo direste? C'è una struttura particolare che significa arrotondare e questa è to make up my wages, oppure to top up my wages. To top up, infatti, vuol dire anche ricaricare. Si può anche usare per quando si parla della ricarica del telefono. I need to top up my phone. O I need to top up my Oyster card. La tessera che si usa per viaggiare nella metropolitana di Londra. L'ultima frase di oggi. Ti va ancora di venire alla festa? Più siamo, meglio è! Allora, ti va ancora di venire alla festa? Si può dire Are you still up for coming to the party? Ironicamente si può anche dire Are you still down for coming to the party? Si può anche dire Do you still fancy coming to the party? Ti va ancora? Ti piace ancora l'idea di venire? Are you still keen on coming to the party? To be keen vuol dire essere appassionato di qualcosa. E quindi quando si è keen di un'idea vuol dire volerla fare. Do you still feel like coming to the party? Ed infine, più siamo, meglio è, non si può tradurre come
the more we are, the better, ma c'è una frase specifica che è the more, the merrier. Let me know down in the comments, how did you translate these sentences? Let me know what your options were and let's start a little discussion. We have a lot of courses starting this year. If you're interested in joining us, you can email us at info.onlinelanguagelessons@gmail.com or visit our website to see the list of courses. I hope this was useful. See you next time.